Una serie di incontri con giovani imprenditori sul territorio siciliano, quella di oggi nella sede di Confcommercio Palermo, è la prima tappa di questo road show, un incontro incentrato sulla presentazione dei servizi di assistenza e consulenza dello sportello Innovazione. Ma di che cosa si tratta e a chi si rivolge? Noi amiamo pensare di rivolgerci a tutti quegli imprenditori che, a prescindere dalle misure che sono a disposizione, si rivolgano allo sportello Innovazione per trovare servizi, professionalità. È un'ulteriore prova di come vogliamo essere vicini agli imprenditori, quindi non soltanto start-up innovative, ma anche servizi a supporto di tutte le imprese che già esistono, si vogliono strutturare o ristrutturare, anche andando incontro a delle esigenze per trovare nuova competitività sui mercati. È un nuovo modo di vedere e fare le cose pubblico e privato insieme per invertire il trend negativo che oggi colpisce le imprese siciliane. Si rivolge ai giovani imprenditori che a Palermo sono tanti, hanno già fatto vedere di cosa sono capaci. Parliamo del fatto che gli imprenditori giovani in Sicilia hanno e portano dei risultati anche in termini di fatturato superiori a quelle che sono le medie locali. Noi crediamo che questo derivi dal fatto che hanno una maggiore propensione all'innovazione. Quindi il prossimo passo quale deve essere? Il prossimo passo noi in qualche modo stiamo già cercando di fare con l'apertura di questo sportello Innovazione, che sarà a supporto di tutti quei giovani imprenditori che vogliono iniziare a fare impresa innovando, o di quelle imprese già consolidate che hanno deciso che per fare dei cambiamenti strategici devono essere assistiti in un contesto in cui ormai l'innovazione tecnologica e digitale ha cambiato il modo di fare le cose.